scendi! Ho detto scendi! Qual è il tuo problema? Eh? Cosa c'è che non va? Ne abbiamo già parlato mille volte. Perché ora mi crei questi problemi? Sapevi tutto fin dall'inizio. Io sto creando problemi! Cosa sarebbero altrimenti? Non dovevi venire se non eri d'accordo! Ci siamo sposati, ma non hai mai dormito con me! Non mi hai mai neanche sfiorata! E mi hanno detto che questo era necessario, perché se avessimo avuto un figlio, ti saresti intenerito e non saresti riuscito a vendicarti! E ho aspettato, sai perché? Per veder finire tutto questo e averti solamente per me! Sono qui solo perché avevo questa piccola speranza! Ma ora sono stanca. Non ce la faccio. Gonul, ascolta. Aspetto questo giorno da molti anni. Non posso occuparmi dei tuoi capricci o dei tuoi sentimenti instabili in questo momento. Se credi di non farcela, torna a casa. Io mi inventerò una scusa. Dirò che sei malata e che sei dovuta andare via. Tu hai sempre una soluzione per tutto. Ma per me non ce l'hai, vero? Dov'è il mio posto in questa storia di vendetta? Io non ho mai fatto del male a nessuno. Non ho mai fatto soffrire nessuno. Qualcuno può dirmi perché invece io devo soffrire. E io perché devo soffrire? Eh? Perché devo soffrire, Gonul? Sono stato cresciuto con questa sete di vendetta da quando ero bambino. Mi hanno detto che avrei dovuto sposare la figlia di mio zio. E l'ho fatto. Ho fatto di tutto per la mia famiglia. Per poter vendicare i miei genitori. Perché devo soffrire? Miran, scappiamo. Andiamo via. Pensaci. Lasciamoci tutto alle spalle e partiamo. Magari lontano da qui riuscirai ad amarmi, che dici? Io non posso amare. C'è troppo odio dentro di me. Non ne sono capace. Nonna, sei qui. Quando sei arrivata? Perché hai quella faccia? Non mi sento bene. Ma perché? Mio marito sta per sposarsi. E sono stata la loro notte delle nenne, non ti basta? Sta zitta. Zitta, Gonul. Stringi i denti, Gonul. Abbi pazienza, Gonul. Perché ci vendicheremo, vero nonna? Questo è l'unico scopo della nostra vita! Oh, scusa! Questo è il tuo scopo e noi siamo i tuoi burattini! Non dimenticarti di questo schiaffo, nipote. Sto aspettando da 27 anni il giorno in cui potrò vendicare mio figlio e sua moglie. Tu sei mia nipote, ma non avrò pietà se ti metterai contro di me. Tu non lo vedi, nonna! E non sai come Miranda guarda quella ragazza! Il suo volto sorride quando accorre Ianna, ma tu non lo sai! Lo so, me l'ha detto tua madre. Te l'ha detto? Ti ha detto che le ha regalato una cavigliera e si è inginocchiato per fargliela indossare? Ti ha detto come la guardava? Ti ha raccontato come tremava di fronte a lei? Nonna Miranda si è innamorato di quella ragazza! Non credo alle parole di tua madre, né alle tue. Credo solo a me stessa. Conosco bene Miran, l'ho cresciuto io. Mio nipote è una slambei, so che non mi tradirebbe mai. Basta così, non parlarne più. Nonna! Gonul, anche tu sei mia nipote. Nessuno ti trascurerà.
Ma adesso devi avere ancora un po' di pazienza e aspettare un altro giorno. Sono io che ho mandato qui Miran. E sono io ad averti scelta come sua moglie. Manterrò la mia promessa anche stavolta, come ho sempre fatto. Torna in te. Ci atterremo al nostro piano, a meno che non sia io a deciderlo. Adesso dobbiamo vendicarci. E sarà dopo che Miran potrà essere solo tuo. Questa è l'ultima notte senza di te. Si bussa prima di entrare, vattene. Che fai? Nonna. Sembra che le accuse di Sultan siano fondate. La tua mente e il tuo cuore si sono confusi, è così, Miran? Perché sei qui, nonna? E se qualcuno ti riconoscesse? C'era bisogno che venissi. Ho qualcosa di molto importante da darti. Qualcosa che nascondo e custodisco da molti anni ormai. Tieni. Cos'è? È la promessa di tua madre a tuo padre. Quest'anello è il suo onore. L'ho conservato per te. Guarda, si è annerito a causa del suo sangue. Quando Azar Shadoglu cercò di disonorare tua madre anni fa, lei indossava questo anello. Quel giorno uccisero tuo padre. Rapirono tua madre. Quello fu il giorno più buio della famiglia Slambei. Hanno attaccato il nostro onore. Tua madre cercò coraggiosamente di resistere, ma la presero e straziarono brutalmente il suo corpo. Tuttavia, lei non abbandonò mai questo anello. Ciò che i tuoi nemici non riuscirono a prendere dal suo cuore e dal suo dito, lo presero dalla sua carne. Basta, non dire altro, non ce la faccio. Sai cosa mi sono sempre chiesta? Cosa fece tua madre quel giorno? Si mise a piangere, ebbe paura. Implorò che qualcuno l'aiutasse. Basta, non continuare. Se ripenso quel giorno, mi si stringe il cuore. Potrei impazzire dal dolore. Ora dimmi, davvero non hai intenzione di vendicare tua madre? Avanti! Mi è stato detto che inizi a provare dei sentimenti per la figlia dello stupratore. Le ossa dei tuoi genitori sono irrequiete. Si agitano nelle loro tombe. Continuano a chiedermi... Quando ci vendicherai, zitta, mamma? Ti prego, sta zitta, smetti, basta, basta così. Non dire altro. Miran, il cuore può raffreddarsi. Non lasciare che il tuo cuore si raffreddi. E ricorda, nessuno si è inginocchiato per mettere una cavigliera a tua madre. Loro sono stati malvagi. Sono stati brutali! Hai un debito con lei. Ora dimmi, ti vendicherai, Miran? Dimmelo! Ti giuro che non esiterò! Le mie mani non tremeranno, non avrò alcuna pietà! Consumerò la nostra vendetta! Abbi fiducia in me, madre! Non lasciare che dei dubbi si insinuino nel tuo cuore. Questa è giustizia. Porta questo anello sul tuo petto. E lascia che il sangue di tua madre te lo ricordi. Non c'è spazio per nessun'altra emozione.